al principio del 1923 iniziai le pratiche per costituire la fondazione ed espressi al ministro Gentile il desiderio di istituire a Roma una cattedra per Einstein, che era in tristissime condizioni economiche in Germania. Ma con mia sorpresa il ministro non approvò quest'ultima mia proposta. In pratica, Gentile propone a Treccani di destinare il suo denaro, anziché alla creazione di una fondazione, all'acquisto di un libro, la Bibbia di Borso d'Este, forse il più bel codice miniato rinascimentale del mondo, trafugato da Napoleone in Francia. La Bibbia in quei giorni sta per essere venduta dagli ultimi proprietari agli americani. Il governo la rivorrebbe in Italia, ma non ha i soldi per acquistarla. Non seppi trattenere un sorriso, sentendo il grande filosofo Gentile parlare a me di affari. Nonostante le perplessità, Treccani parte subito per Parigi. Ha solo 3 giorni di tempo prima che la Bibbia vada in America. Treccani ha speso una fortuna, ma la sua fama di grande mecenate si diffonde velocemente. Con il dono della Bibbia allo Stato arrivano anche gli onori. Un pomeriggio, mentre attraversavo Piazza Duomo, sentii gli strilloni gridare: «La nuova lista dei senatori!» Acquistai il giornale e vidi nella lista incluso il mio nome. In Senato Treccani ritrova Gentile, che gli propone una nuova impresa, molto, molto costosa. Dissi subito al senatore Gentile che se si doveva fare un'enciclopedia in Italia, essa doveva essere almeno pari alle migliori del mondo. Così Treccani fa studiare un nuovo progetto molto più grande dei precedenti. 36 volumi per un'edizione di 25.000 copie. Costo del preventivo 54 milioni. Decisi l'impresa senza scopo di lucro personale, cioè assumendomi tutti gli oneri e i rischi, rinunciando per statuto agli eventuali utili a favore della cultura e degli studi. Nel 1929, come da programma, uscì il primo volume dell'enciclopedia ed ebbe un successo grandioso. I costi dell'enciclopedia si rivelano molto superiori al preventivo. Treccani è costretto a ricorrere ad un finanziamento dell'INA di 10 milioni. Superate per il momento le difficoltà economiche, arrivano quelle politiche. Nel febbraio 1929 viene annunciata la stipulazione dei patti lateranensi. Le trattative fra il Vaticano e Mussolini erano state condotte in grande segretezza anche da padre Tacchi Venturi, lo stesso gesuita che collaborava all'enciclopedia in veste di controllore per il Vaticano di tutto quello che potesse riguardare la Chiesa nell'enciclopedia stessa. Adesso che l'enciclopedia comincia ad essere stampata al ritmo di 3 volumi l'anno, oltre ai problemi politici, Treccani deve affrontare nuovi problemi economici. Per questo si lascia convincere nel 1931 a dividere lo sforzo economico dell'enciclopedia con altre 2 società. La Bestetti Tuminelli, che già curava la parte editoriale, e la Fratelli Treves, di proprietà del senatore Bocconi, che ne curava la vendita. Nasce così la TTT, Treves Treccani Tuminelli, una società che avrà vita breve e travagliata. La TTT è l'unico errore imprenditoriale di Treccani, che scopre solo dopo la fusione che la Fratelli Treves è sull'orlo del fallimento. Allora cerca il sostegno dello Stato. 5 enti di diritto pubblico sono invitati dal governo, ciascuno a partecipare con una quota, quindi l'istituto Giovanni Treccani diventa una società commerciale. Con la creazione del nuovo istituto, Treccani, pur restando l'unico azionista privato e mantenendo la carica di vicepresidente, conclude di fatto il suo ruolo di grande mecenate dell'enciclopedia.